Salve a tutti, benvenuti sul mio canale, io sono Mr. Camarium. Oggi vi presento in questo video la procedura per sbrandizzare il telefono della Huawei. Prima di dire questo, vi raccomando di iscrivervi a questo canale, di lasciare subito un like e di condividere il video con gli altri. Allora, come dobbiamo procedere? La prima cosa che dobbiamo fare è verificare il modello. Come si fa? Quindi dobbiamo prima andare sul menu delle impostazioni, quindi impostazioni, poi andiamo info sul telefono e vediamo il modello in questione. Il mio modello è il Mia L11, numero di bonding, vettrice anche Maya L11. Visto questo, sapendo con quale modello andremo a lavorare, possiamo andare avanti. La procedura che vi mostrerò vale per tutti gli Huawei, però in particolar modo io vi presenterò come applicare il file per questo modello. Per gli altri modelli chiedetemelo nei commenti, così io andrò su internet, mi sforzerò di farvi una cortesia e metterò il link in descrizione. Il file sarà protetto da una password, la password la vedrete durante il video, almeno così io mi garantisco che il video lo andrete sicuramente a vedere. Come si procede per fare l'upgrade, la trasformazione di questo telefono? Dobbiamo prima accertarci che il telefono sia carico, quindi abbiate almeno una carica del 90%. Poi sul computer dobbiamo crearci una cartella con il nome di Load, dove dentro ci andiamo a mettere il file update.app. Questa cartella la andremo a trasferire sulla memoria SD del telefono. Potete utilizzare sia il cavo collegato direttamente al telefonino con il computer oppure direttamente con un lettore SD per il vostro portatile o computer. Dopo aver fatto questo, dobbiamo andare nel menu nascosto del nostro dispositivo. Come si fa ad accedere a questo menu? Dobbiamo andare a fare una chiamata, diciamo così, una chiamata, e digitare sulla tastiera numerica questo codice formato da asterisco, cancellette, numeri e via dicendo. Alla fine dell'inserimento di questo codice ci porterà in un menu dove in questo menu dobbiamo andare a cliccare sulla linea update. Fatto questo, il dispositivo andrà a cercare questa cartella di load e lancerà il file update.app. Lo schermo diventerà scuro e comincerà la procedura di aggiornamento. La procedura sarà un po' lunga, ma non vi preoccupate. Il lavoro che sta effettuando è un lavoro molto complesso, quindi lasciatelo fare. L'importante, come ho detto prima, è che il dispositivo deve essere almeno carico al 90%. Ah, un'altra cosa, ricordatevi prima di fare questo di salvare tutte le vostre immagini, musica o quant'altro, perché questa trasformazione porterà la formattazione dell'intero dispositivo, quindi cancellerà tutto quello che sta sul dispositivo, comprese le app. Vabbè, le app le potete anche recuperare, perché se avete Google Play le potete recuperare dal vostro profilo personale. Detto questo, lasciatemi nei commenti se avete avuto problemi, ditemi la vostra, non ci sono problemi. E vi invito comunque a dirmi che modello avete, così io se posso vi darò la possibilità di utilizzare il file più adatto per il vostro dispositivo. Quindi vi auguro una buona giornata e spero di esservi stati d'aiuto.